Smart Italia, buongiorno. Anche oggi vi parliamo del paese che non si ferma nonostante l'emergenza Covid-19. Oggi entriamo nel mondo della scuola e vi raccontiamo come cambierà, come è già cambiata la scuola, cosa ci resterà di una scuola che sta facendo degli sforzi in questa condizione e molto probabilmente troveremo migliorata subito dopo. Qualche lato positivo ci resterà. Sul Sole 24 Ore di oggi troviamo che 1278 istituti in Italia erano già attrezzati per l'e-learning, 6203 sono quelli che hanno colto, passatemi il termine, questa opportunità per passare ad una didattica online. Salutiamo i nostri ospiti, Francesco Scialacqua, Silvia Fabbi, docenti rispettivamente di informatica e di inglese in istituti superiori. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Buongiorno. Francesco, buongiorno Silvia. Buongiorno. Allora, Allora, raccontateci prima, raccontateci prima, diciamo, partiamo con la partiamo con parte la più parte tecnologica. Francesco Scialacqua è un ingegnere. Ecco, qual è la situazione che hai trovato all'interno della scuola, sia dal punto di vista infrastrutturale, a livello di dotazione, di informatica, di device, sia dal punto di vista di competenze dei colleghi che magari non sono tutti giovani come te. Francesco. Beh, diciamo la situazione, il nostro istituto è un ibrido nella statistica del Sole 24 Ore, si trova a metà probabilmente tra gli istituti che già avevano piattaforme per la didattica a distanza e istituti che non applicavano questo tipo di formazione. Questo significa che di fatto non era un metodo, come dire, condiviso tra tutti i docenti, ma c'erano già dei docenti che utilizzavano piattaforme di learning per i propri studenti. In questo senso l'operazione che è stata fatta nel nostro studio è stata quella di uniformare la didattica per consentire agli studenti di seguire in maniera uniforme il percorso didattico. Ecco, Silvia, per quanto riguarda l'inglese, ecco, come la scuola, cosa la scuola vi ha fornito, quali sono gli strumenti che vi ha dato affinché tutti fossero in grado di fare lezioni online? Tu ne stai facendo? Io ne sto facendo, diciamo che già negli ultimi anni il Ministero, grazie al bonus docenti, ha permesso a tutti i docenti comunque di attrezzarsi con laptop o comunque tablet affinché si potesse fare didattica a distanza. Anche i ragazzi ormai erano abbastanza abituati comunque a farlo attraverso diverse metodologie come la Flip Classroom utilizzando lezioni a distanza. Quello che non eravamo abituati a fare era di certo lezioni. Così diciamo, per un lungo periodo, però i ragazzi si sono molto abituati, anzi hanno trovato un grande stimolo nel farlo. Riscontriamo, nella mia materia, ma in tutte le altre discipline, una grande partecipazione, anche, diciamo, diciamo un'attenzione di famiglie e studenti proprio per cercare di seguire più lezioni possibili e darsi da fare, non solo attraverso il mero nozionismo, quindi attraverso spiegazioni, ma anche attraverso diciamo, attività più pratiche e anche compiti di realtà. Bene, quindi anche le famiglie vanno ringraziate, stanno facendo uno sforzo anche loro. Cosa resterà della scuola? Abbiamo avuto un impulso in questo periodo dal punto di vista tecnologico, o ci sono dei docenti che magari si rifiutano di fare questo salto nella dimensione della didattica a distanza? Francesco? Allora, devo dire che il risultato è sorprendente, nel senso che naturalmente il corpo docente italiano va da persone che sono, diciamo, ancora nella situazione del precariato, quindi da persone di un'età di circa 30 anni a persone ormai prossime alla pensione. Quindi uno dei primi aspetti è quello di uniformare le competenze che sono molto diverse tra queste due fasce di docenti. E devo dire che la cosa sorprendente è che lo stimolo ad introdurre questo tipo di didattica, questo nuovo modo di fare didattica è stato recepito da tutti nel nostro istituto. Parliamo di un istituto con un corpo docente di circa 200 professori e tutti veramente indistintamente si sono adoperati e hanno trovato anzi uno stimolo maggiore. Con il dirigente scolastico del mio istituto spesso insomma, riprendiamo questo argomento perché a volte anche organizzare un corso di formazione a distanza creava quel minimo di, come posso dire, di malumore, nel senso perché era un impegno in più da dover seguire. La cosa incredibile è che probabilmente nel nostro istituto in queste 2 settimane sono state fatte più ore straordinarie rispetto a tutte quelle che sono state fatte probabilmente negli ultimi 5 anni. N non sto esagerando, è un dato reale. Le prime 2 settimane le abbiamo passate praticamente diciamo almeno 17 ore al giorno
con docenti che continuano a fare assistenza. Io sono l'unico docente di informatica dell'istituto, quindi in qualche maniera ho cercato di catalizzare le richieste. Io ho avuto richieste dalla mattina alle 7 a gente che a mezzanotte, all'una, stava lì a mettere compiti e a cercare di capire come funzionavano questi nuovi sistemi di formazione. Quindi diciamo che questa condizione di difficoltà ha creato una spinta e anche un senso di comunità tra i vari docenti. E con i ragazzi, Silvia, si è riscoperto un senso della comunità rispetto a questi studenti. Ecco, quali sono gli strumenti che tu usi per parlare con loro? Allora, innanzitutto tutta la nostra scuola si è concentrata sull'utilizzo di piattaforme come Google Classroom, che è diciamo, la piattaforma che permette la realizzazione di ambienti virtuali e quindi l'interazione tra ragazzi stessi e docenti e ragazzi. E mi permetto anche di aggiungere che queste piattaforme permettono anche a insegnanti di potenziamento e di sostegno di realizzare una didattica personalizzata con i ragazzi con bisogni educativi speciali, perché diciamo, in questa fase così particolare il rischio è quello di perdere i ragazzi più fragili. Quindi la scuola si sta muovendo anche in quel senso, cioè cercare di recuperare anche i ragazzi che possono avere difficoltà nell'apprendimento e realizzare comunque, sebbene a distanza, una didattica personalizzata e calata sull'alunno. I ragazzi, grazie a queste piattaforme, possono anche collaborare tra di loro, quindi hanno riscoperto anche il piacere, forse proprio perché non possono più incontrarsi fuori, di collaborare tra di loro e realizzare compiti insieme, ricerche insieme e video, presentazioni, tutto quello che la scuola richiede. Per quello che mi riguarda, appunto, utilizzo Classroom, ma anche altri strumenti che permettono diciamo, registrare dei video, delle conferenze o di fare delle presentazioni. Diciamo che tutto quello che abbiamo appreso nel corso degli anni, in qualche giorno si è concentrato e abbiamo subito messo in atto. Bene, Francesco, avete per caso degli alunni che non hanno dei device e magari saranno destinatari di una parte di questi 85 milioni di euro che il Ministero con un decreto assegnerà alle varie scuole, quindi ai ragazzi? Allora, esistono delle situazioni, naturalmente, noi siamo una scuola di provincia, esistono questo tipo di situazioni. Noi fin dall'inizio ci siamo attivati, sempre usando, ecco, le piattaforme, quindi anche condividendo le informazioni. Abbiamo fatto un censimento dei ragazzi che al termine della prima settimana non siamo riusciti a raggiungere. L'abbiamo fatto dividendoli in ragazzi irraggiungibili, diciamo, per altri motivi, e ragazzi che semplicemente hanno riscontrato difficoltà perché non hanno a casa dei device. Ricordiamo che uno dei problemi fondamentali in questo periodo è quello di non poter, ad esempio, aggiustare un computer, perché noi abbiamo adesso le attività che fanno questo tipo di lavoro che non sono raggiungibili perché non possiamo uscire da casa e da oggi, oltretutto, devono essere anche chiuse per legge. Quindi alcuni ragazzi avevano dispositivi, ma hanno scoperto all'improvviso che non gli sono utili. Da questo punto di vista la scuola sta partecipando per ricevere naturalmente le dotazioni che messe a disposizione dal Ministero, ma noi ci stiamo anche già predisponendo, perché naturalmente immaginiamo che i tempi non possono essere immediati, ci stiamo già predisponendo ad avviare attività come lo smontaggio di alcuni laboratori dove abbiamo delle postazioni mobile per eventualmente portare quelli che sono i laboratori a casa dei ragazzi che hanno bisogno. Va detto che comunque molte piattaforme possono essere utilizzate già attraverso i dispositivi mobile, che è una dotazione che ormai praticamente i ragazzi hanno prioritariamente rispetto a un computer. Questo purtroppo va detto da docente di informatica, insomma, soffro molto questa cosa. E quindi in qualche maniera il contatto non si è perso praticamente con nessuno nel nostro istituto. Benissimo. Velocemente, prima di chiudere, un aneddoto di una conversazione in questo particolare clima che avete con i ragazzi. Ecco, cambia il rapporto con il docente incontrato con lo sfondo di casa sua? Sì, beh, diciamo, succedono delle cose abbastanza bizzarre, trovare ragazzi che comunque magari fanno lezione dalle 9, perché il nostro istituto ha deciso comunque di non iniziare con il classico orario scolastico, che in Italia è anticipato rispetto a qualsiasi paese del mondo. Quindi iniziamo
naturalmente non prima delle 9, però capita di ragazzi che dalle 9 a mezzogiorno comunque restano in pigiama, questo è esempio un primo aneddoto. Oppure, ritornando al discorso che facevamo prima, le difficoltà nell'utilizzare gli strumenti. Beh, cioè, abbiamo un ragazzo che ha il cellulare con lo schermo rotto, perché insomma, schermi interi purtroppo nei cellulari dei ragazzi sono cosa rara. Ha il PC che non gli funziona e fa i compiti attraverso il browser della PlayStation. Quindi ha trasformato la sua PlayStation in uno strumento di lavoro. Veramente utilizzare le piattaforme informatiche è possibile praticamente da qualsiasi cosa. L'importante è avere una connessione a internet. E grazie alle compagnie telefoniche, questo va detto, sono stati messi a disposizione una serie di pacchetti straordinari, soprattutto per le fasce d'età dei ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Quasi tutte le compagnie danno i famosi giga gratis per poter fare lezione. E i ragazzi l'accettano volentieri, e la cosa che sorprende è proprio vedere questa trasformazione della scuola in costrizione mattutina fino, per alcuni naturalmente, fino al 4 di marzo. Dal 5 di marzo è la valvola di sfogo, è la cosa che li tiene impegnati e che loro fanno con molto piacere. Silvia, a te cos'è capitato? Degli studenti comunque ti rimane un punto di riferimento importante per loro avere lezioni online, vedere il proprio insegnante anche in una dimensione, diciamo, più umana, tra virgolette. Assolutamente sì, in questi giorni ho visto ragazzi fare lezione in vestaglia, come loro hanno visto me magari che facevo lezione e dietro avevo le pentole che cucinavano. Oppure comunque voglio dire anche che i ragazzi stessi hanno cominciato a utilizzare gli strumenti della scuola anche per passare il tempo tra di loro. Una classe che si è organizzata attraverso un'applicazione di Google per fare conferenze, per vedere film insieme in streaming e nel frattempo commentarli contemporaneamente, quindi una sorta di Cineforum in classe. Però ecco, abbiamo mantenuto questo rapporto con i ragazzi. Proprio qualche giorno fa, parlando con una mamma che mi ha messaggiato un po' preoccupata per la situazione, e mi ha detto di ricordarci che noi come scuola e docenti non solo stiamo facendo lezione, ma siamo l'unica finestra aperta che i ragazzi hanno sul mondo. Quindi continuiamo a mantenerla. Questa è la scuola che ci piace. Silvia, ce la faremo? Assolutamente sì. Francesco, ce la faremo? Beh, sì, direi che faremo anche un grosso passo in avanti. Io sono sicuro che, ad esempio, nel nostro istituto da settembre la didattica a distanza affiancherà la didattica classica fin dal primo giorno di scuola in maniera uniforme e su tutte le classi, quindi non, a discrezione, del docente. Benissimo. Smart Italia, grazie. Arrivederci. Grazie ai ragazzi, grazie ai professori. Arrivederci.